Buondì, buonasera e buonanotte, benvenuti a questo nuovo video di Coach, in cui vi mostrerò un gameplay di un titolo indie che mi è stato gentilmente regalato da Il Giardino Videoludico, andate a cercarvelo, su vari siti liberi dal gioco di Google, eccetera, eccetera, in particolar modo grazie a Vanessa Badium. Il titolo di oggi si chiama Devil Daggers ed è un titolo che si rifà molto a Quake, in particolare Quake 1, e basa il suo gameplay sull'estrema semplicità. È un titolo senza fine, quindi vedremo sostanzialmente quando schietteremo molto in fretta, ve lo dico subito perché il titolo non è banalissimo. Ed è molto molto basico e fa del gameplay la sua parte più interessante. Siccome un titolo horror, mi vedete in insolita veste infrarossi, ma andiamo a vedere il nostro bel titolo. Eccolo qua. Come vedete c'è il leaderboard, possiamo giocare online anche. Abbastanza inquietantello. Ma è, penso, il bello di questo titolo. Passiamo un po' tanto il livello audio, se no non mi si sente, mi spiace, dovete sentirmi blatterare. E adesso proviamo un po'. Allora, abbiamo una mano che quando prenderà la daga diventerà o una mitragliatrice o alternativamente un fucile a pompa. E queste sono le uniche armi che abbiamo a disposizione. Queste sono la marea di nemici che ci arriveranno addosso. Un punto vita, si muore. Che è una bellezza qua. Si muore che è una bellezza. Abbiamo schivato la morte per un istante. Adesso invece ci siamo morti proprio brutalmente. E il titolo è sostanzialmente questo, vedere quanto tempo si riesce a resistere. Io direi che tengo schiacciato il tasto sinistro del mouse, se no non sopravvivo granché. Preferisco il mitra al fucile a pompa. Tra l'altro queste... Prendendo dei cristalli dovremmo potenziare la nostra arma. Se riusciamo a prenderli. Boh, arriva una marea di... Ma cosa vi basta per la testa? Ho perso una testa per te. Proviamo ancora? Sì, sto mettendo... sto mostrandovi tutte le mie abilità scarse nel gioco. Ah, stavolta è andata bene. Queste teste, se non sbaglio, ci daranno... Questa ci è andata proprio bene, Questa volta ci è andata proprio bene. E più andremo avanti, più questi orrori lovecraftiani verranno fuori. Beh, lovecraftiani non lo so, però... nuovo high score. E cos'è quella cosa, la verde? Comunque questi orrori verranno fuori. Gli ho tirato una gomitata. No. Lo scatarro verde stavolta ci ha colpiti. Beh, facciamo un ultimo tentativo. Una partita tira l'altra qua. Stavo scherzando. Non conoscevo, ammetto, questo titolo. E devo dire che non è affatto... Cioè... Come scaccia pensieri, o schiaccia pensieri, non so come si dica. Direi che è bellissimo. È fantastico.
Fino a che non muori. Malissimo. Bene, che vi posso dire allora? A parte, vi è piaciuto questo titolo? Fatemelo sapere nei commenti. Ringraziamo ancora il Giardino Videoludico, il buon Vanas Herbadium. Io vi saluto. Riprendo intanto colore, se posso. Vediamo un attimo. Sì. Eccomi qua in versione normale. Bene, io intanto vi ringrazio, vi saluto. Ringrazio ancora Vanas Herbadium di Giardino Videoludico per questo regalo. Probabilmente registrerò altri video in questa serie. Stiamo un po' sperimentando varie cose per venire incontro anche alle mie capacità di tempo. E vi rimando al prossimo video. Vi saluto e alla prossima.